Lei era pronto a fare l'assessore alla cultura, poi è arrivata la delega al commercio. Che significa questo? Significa che sicuramente nei prossimi anni va fatto un grande lavoro con il commercio che, come sappiamo, soffre. In questo momento soffre per un periodo soprattutto contingente, economico, difficile. Io credo che Mario Cozzi in questi anni abbia fatto un buon lavoro, soprattutto per riportare attenzione su alcune nostre tipicità e per riportare attenzione anche sul centro storico. Naturalmente nel commercio c'è sempre tanto da fare, i commercianti sono una categoria molto esigente, giustamente, perché sono una categoria di supporto economico alla città e quindi vanno sicuramente attenzionati. Spero che nei prossimi 5 anni di poter onorare questa mia delega. La delega alla cultura è una delega di cui si parlava, naturalmente la decisione sulle deleghe spetta unicamente al sindaco che decide quali sono per ogni persona in giunta le caratteristiche migliori per assolvere al compito che gli assegna. Io spero di non deluderlo nei prossimi 5 anni, sicuramente ci lavorerò tantissimo. Quando si parla di espressione tancrediana all'interno dell'esecutivo, della giunta, insomma, lei è la prova vivente dell'espressione tancrediana, le pesa questo ruolo? No, assolutamente, anzi io sono orgoglioso di essere espressione della mia famiglia, diciamo così, sono espressione perché ne sono un componente, però credo di aver meritato in questi 5 anni di attività, sono stato fra i più votati alla scorsa consigliatura, ho fatto 5 anni presidente di commissione con impegno, sono uno dei consiglieri insieme ai miei amici del nuovo centrodestra, Valeria Misticoni e Pasquale Tiberi, sono fra i più presenti a tutti i consigli comunali, penso di aver saltato 1 o 2 consigli. Credo che dopo di me c'è Raimondo Micheli, non so, insomma, possiamo decidere se sia più lui o me competente a svolgere un compito in giunta. Come sapete, Valeria è stata una scelta quasi obbligata, ma naturalmente ha tutte le caratteristiche per svolgere al meglio la sua delega. Mario Cozzi ha preso quasi 700 voti e quindi era una scelta quasi obbligata in giunta. Io credo di avere le caratteristiche, al di là della mia appartenenza familiare, per meritare questa delega, ma d'altronde lo hanno detto i cittadini e spero di non deluderli nei prossimi 5 anni.